Romagna molto esperto, è una squadra che ha nella batteria dei terzini anche più di tre terzini, per cui ha saputo l'allenatore ruotare tutta la squadra, per cui era sempre difficile perché non mollavano mai a livello di intensità e di raziocinio in attacco. E però devo elogiare tutti i ragazzi perché nel secondo tempo ci siamo ricompattati in difesa, abbiamo capito che non dovevamo per forza arrivare sui 10 metri per fermare il Romagna ed è venuta fuori un bel secondo tempo. In questo momento giochiamo un po' col freno a mano tirato perché ci stiamo accorgendo che ci sono tantissimi errori tecnici e quando poi il risultato prende una certa piega non fa altro che demoralizzare i ragazzi, è così che poi vengono anche meno le prestazioni individuali, per cui con calma stiamo veramente crescendo. Io penso che oggi è stata una bellissima prova da analizzare, vedere e continuare a crescere. Importante comunque l'intensità che hanno tenuto questi ragazzi fino alla fine, perché poi nel percorso di crescita di questo gruppo c'è anche tenere alta l'intensità al di là dei risultati che stanno maturando, perché queste poi sono le cose che serviranno anche per i campionati europei di categoria della prossima estate. Certamente noi dobbiamo pensare a quello, per noi l'intensità non deve essere un problema, anche perché abbiamo 16 giocatori quasi tutti di pari livello, per cui quando qualcuno sarà stanco avrà la possibilità di riposare. Chiaramente in questo momento non lo stiamo facendo di alzare l'intensità per una questione tecnica, perché vogliamo tenere un po' il risultato sempre accettabile, in bilico, per poter crescere sull'esperienza, sulle singole giocate. Per noi è importante trovare la quadratura giusta, nel senso che il campionato è appena iniziato e il cammino è lungo, per cui abbiamo bisogno sin dall'inizio di trovare le giuste intese, trovare il giusto ritmo, la giusta intensità. E come dicevo, ogni partita, come dicevo con i ragazzi, ogni partita è importante e ci serve per fare un passettino avanti sulla qualità del gioco, sull'intesa tra di noi, e per cui siamo venuti qua con la testa di fare subito una partita intensa all'inizio della gara, di dare insomma un ritmo alla gara e portarla dalla nostra parte. Poi abbiamo gestito con calma la partita. Devo dire che è stata una buona partita da parte nostra, nella prima mezz'ora sicuramente, la seconda mezz'ora un po' meno. Come ti è sembrato questo Campus Italia? Insomma, è un progetto che serve per far crescere un gruppo, insomma, che dovrà rappresentare l'Italia in questa categoria, nei campionati Under 18, negli europei l'anno prossimo. Allora, la cosa più positiva sicuramente è che i ragazzi giocano con responsabilità in campo, e quindi chiaramente trovarsi davanti della gente più matura, più esperta, che ha tanti anni di più in categoria, questa lo pagano. Però è chiaro che fargli fare esperienza, fargli giocare con responsabilità, fargli fare degli errori, gli permette di crescere molto velocemente, per cui sicuramente per loro sarà un campionato importante, come dicevi, per poi affrontare i campionati europei o tutte le manifestazioni internazionali. Campionati importanti anche per voi, insomma, per voi contano i punti, soprattutto in questo campionato di Serie A2. Ogni anno puntate insomma un campionato di vertice in questo torneo di Serie A2. Tra l'altro avete sondato anche le potenzialità di un'altra squadra che punta a fare un campionato di vertice, Teramo, la scorsa settimana. Quali sono secondo te le favorite e secondo te che tipo di campionato sarà per la zona di vertice, quella che interessa più a voi? Ma noi non ci nascondiamo, sicuramente abbiamo allestito una squadra competitiva, non abbiamo fatto dei voli indalici, nel senso che giochiamo partita dopo partita, veniamo da due campionati di medio-alta classifica, per cui dobbiamo costruire una mentalità per andare fino in fondo al campionato, e come dicevo prima siamo venuti qua per mettere un mattoncino dopo l'altro, e questo è già insomma il terzo. E sì, diciamo che le squadre di vertice più o meno sono quelle che sono già alla testa della classifica. Saranno molto importanti gli scontri diretti, ma soprattutto non perdere punti per la strada. Come hai già detto, queste partite servono per farci crescere. Noi ce l'abbiamo messa tutta fin dal primo tempo, ma soprattutto il secondo tempo, quando ci siamo accorti che comunque la partita era ancora in ballo, e tralasciando il risultato, questa è stata una partita che ci farà crescere e che ci servirà per esperienza. Come ti trovi in questo gruppo? No, approfittiamo anche per far conoscere volta per volta, faremo ascoltare sempre nuovi volti insomma di questo gruppo. Come ti trovi in questo gruppo e in questa esperienza collegiale? Questa esperienza collegiale sicuramente mi farà crescere sotto ogni punto di vista. Il gruppo è molto compatto, molto stretto, tutti amici di tutti, e
sicuramente continueremo ad essere così. Tu diciamo che non hai avuto problemi di allontanamento dalla tua città, perché la tua città è qui vicino, sei di Teramo, quindi insomma sei quasi di casa qui a Chieti, no? Però insomma il distacco anche dalla vecchia società, diciamo dal gruppo di amici, cioè pesa per un ragazzo della tua età. Sì, esatto, è cambiato proprio il modo di vivere, di come vivevo prima nella mia città, anche se comunque sono a 45 minuti, un'ora da qua, però è cambiato veramente tutto, anche gli amici, sono formati nuovi amici, mi ci trovo veramente bene qua.